Seconda parte del nostro TG, bentrovati in studio. C'è il consueto appuntamento con il diario elettorale con Davide Giacalone, leader del movimento Leali alla Sicilia. Vediamo. La Corte dei Conti ha stimato che a fine anno la Sicilia avrà un deficit da 6 miliardi di euro. Ora, le voci di spesa che saltano all'occhio sono il personale, la sanità e le società regionali, ma i politici impegnati in campagna elettorale sembra che abitino su Marte. Sì, non si occupano di questo aspetto. Tra l'altro l'ulteriore intervento della Corte dei Conti è molto, molto prudenziale. Nel senso che ancora oggi la Corte dei Conti evita di dire in maniera chiara che l'insieme delle voci del bilancio siciliano sono opache e che la valutazione del debito reale, cioè quindi del netto fra i crediti reali esigibili e quelli inesigibili, cioè sono iscritti a credito ma tanto quei soldi non arriveranno mai, danno luogo a un debito molto più alto di quello che c'è. Quindi la prospettiva di default è molto più concreta e molto più massiccia di quanto non dica ancora la Corte dei Conti. I candidati non se ne occupano perché dovrebbero a esprimere un giudizio sul governo che è ancora lì al suo posto e che ciascuno di loro ha appoggiato o fatto nascere, e b dovrebbero dire cosa intendono fare nell'immediato futuro. Credo che non siano in grado né dell'una né dell'altra cosa. Ecco, legge di stabilità, il governo è stato attaccato da più partiti, sia da destra che da sinistra, lei addirittura oggi ha scritto il governo Monti è giunto alla fine, altri suoi colleghi parlano di disastri, insomma la zattera Monti prende acqua. Ebbene, il problema è questo, diciamo così, noi l'abbiamo detto più volte anche in questo spazio, si tratta di un governo di pronto soccorso, come tutti i medici del pronto soccorso, diciamo, agiscono bruscamente, ma insomma il loro compito è quello di tenere in vita il paziente. Altra cosa è la riabilitazione o la terapia. È evidente che questa, nel momento in cui i partiti della maggioranza e segnatamente i due più grossi, proprio il PD e il PDL, ritengono di non poter votare la legge di stabilità così com'è, viene meno la delega al commissario, perché di fatto Monti è una specie di governo commissariale, e venendo meno quella viene meno il governo Monti, cioè bisogna comunque girare pagina. Il dramma italiano non è questo. Questo è fisiologico. Il dramma italiano è che tra quando una cosa succede, cioè la fine del governo Monti, e quando se ne prende atto istituzionalmente, passano mesi, qualche volta anni, e questo è un disastro. Ieri è stata una giornata difficile anche per il ministro Fornero. È stata un po' infelice una sua espressione, si è riferita ai giovani italiani dicendo che siamo schizzinosi, poi è ritornata indietro dicendo che le sue parole sono state mal interpretate. Ecco, questi giovani, da bamboccioni a schizzinosi, come siamo? Ma guardi, c'è una questione di sostanza, nel senso che in Italia in effetti ci sono molti posti di lavoro che sono scoperti e al tempo stesso ci sono troppi giovani e anche non giovani in cerca di lavoro. Questo gap è dovuto in parte alla formazione professionale, cioè alla capacità di saper fare quei lavori, e in parte al non volerne fare di determinati perché magari si ritiene che non siano abbastanza, diciamo così, onorevoli o dignitosi. Quindi il ministro Fornero ha per certi aspetti ragione e per certi altri torto, ma quello che mi domando è: se sei ministro di un governo tecnico, se non sei incaricato di cercare il consenso, cioè di andare a prendere i voti, ma perché non fai il ministro, stando al ministero? Che bisogno c'è? I ministri del governo Monti oramai sono ogni giorno due o tre volte in convegni, conferenze, comizi. Ma perché? Voglio dire, la gestione commissariale, un governo tecnico, significa agire nell'unico posto dove si può farlo, cioè al governo. Convincere l'opinione pubblica a votare da una parte o dall'altra, a pensare a determinate cose, non è tra i compiti del governo tecnico. Ecco, qual è allora la sua risposta? Lei si è fatto questa domanda, la sua risposta la può dire? E la ministro Fornero farebbe bene a stare al Ministero del Lavoro e rendersi conto che se a giugno si fa approvare una legge che porta il suo nome, che entra in vigore a luglio, e che a ottobre lo stesso ministro chiede di avere un decreto legge per correggere gli aspetti negativi, non solo deve fare il ministro tecnico, ma forse non è neanche del tutto capace di farlo. Thank you.
Somiso questa mattina i dipendenti comunali hanno iniziato un'assemblea permanente all'interno dell'aula consiliare. I lavoratori sono preoccupati per i ritardi nella corresponsione degli stipendi. I dipendenti comunali di Comiso occupano l'aula consiliare. Da questa mattina le organizzazioni sindacali e i lavoratori hanno cominciato un'assemblea permanente all'interno dell'aula consiliare per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. In una nota congiunta, le tre organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno espresso la propria preoccupazione perché la giunta regionale non ha ancora reso noti ufficialmente i tetti di spesa svincolati a seguito dell'accordo con lo Stato sul parziale superamento dei vincoli per il patto di stabilità. E praticamente gli stipendi, perché sono quasi due mensilità e le prospettive purtroppo non sono rose, perché non sappiamo se prossimamente si potranno pagare anche gli altri mesi, per cui abbiamo deciso di stare in assemblea almeno fino a che non abbiamo notizie certe. Questa mattina in prefettura si è svolta anche una riunione tra i sindaci dei comuni Blei, le organizzazioni sindacali e il prefetto per cercare di capire quale sarà il destino degli enti locali e per sbloccare alcune somme necessarie a pagare gli stipendi dei lavoratori. L'amministrazione, so che stanno facendo degli incontri col prefetto, anche ora alle 10 per esempio c'è un incontro col prefetto, per cui chiedono praticamente che la garanzia che arrivano questi trasferimenti per garantire gli stipendi e i servizi fino a fine anno. Quindi diciamo che è un supporto all'azione che stanno facendo i sindaci di tutti i comuni della provincia. E come avete sentito, questa mattina i sindaci Blei hanno incontrato il prefetto Giovanna Cagliostro. Gli 11 sindaci, ad eccezione del commissario straordinario di Ragusa, hanno consegnato simbolicamente le fasce al rappresentante del governo. Alla base della protesta, i mancati trasferimenti dalla regione che hanno impedito il pagamento delle ultime mensilità di stipendio ai dipendenti comunali, i quali si rifiutano adesso di effettuare lo straordinario elettorale. E adesso cambiamo argomento. Buone notizie per la sanità Iblea. 1.300.000.000 sono in arrivo per l'edilizia sanitaria siciliana. A beneficiarne anche la provincia di Ragusa. Buone notizie per il nuovo ospedale di Ragusa e per il Regina Margherita di Comiso. Il Ministero della Sanità ha infatti approvato il programma degli investimenti sanitari della regione, dando il via libera al finanziamento da 1.300.000.000 di euro. Una cifra considerevole che sarà utilizzata, secondo quanto predisposto dall'assessorato alla salute, per l'edilizia sanitaria e il potenziamento delle alte tecnologie. In totale saranno 79 gli interventi effettuati in tutte le province siciliane, tra questi 4 interessano la provincia di Ragusa. 50 milioni di euro saranno destinati infatti al completamento del nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa con la costruzione di una nuova ala. 4 milioni e 400 mila euro serviranno invece per creare un presidio territoriale di assistenza a Ragusa, mentre 2 milioni e mezzo per crearne uno nel comune di Pozzallo. Buone notizie infine anche per l'ospedale Regina Margherita di Comiso, a cui saranno destinati 1 milione 100 mila euro per la ristrutturazione del piano seminterrato. Il 15 ottobre è scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni di emersione dei rapporti di lavoro irregolare subordinato dei cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno. In provincia di Ragusa sono state presentate 1.498 domande, di cui 525 per lavoro subordinato e 973 per lavoro domestico. In considerazione di questo dato, la prefettura di Ragusa ha tenuto una riunione con i rappresentanti delle forze dell'ordine e degli uffici coinvolti nella procedura dello sportello unico per l'immigrazione. È stato concordato di costituire una task force di tutte le componenti interessate che sarà coordinata dalla Questura. E con questa notizia termina il nostro TG. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito all'indirizzo freetvonline1.it e sulla nostra pagina Facebook Free TV Comiso. Grazie per essere stati con noi, alla prossima!